1, 2, 3. Si arriva onda pazza. La trasmissione schizofrenica di Radio Auto, la trasmissione di fantapolitica di Radio Auto. Se il cielo sia costantemente azzurro, che il sole splenda sempre allegramente, due, tre. Quelli di Mafiopoli, oh yes, oh yes, oh yes. Un'ultima indiscrezione: a Dontano seduto ha fatto sapere che è disponibile a cedergli tutti e 27 gli scrutatori. Non sappiamo se Dontano seduto ha accettato la proposta. E a Borgia, niente, ho pedito. È sempre i Mafiopoli. Bene, ultimissime della sera. Il banco
il banco di cani e gatti. No, il banco di Carra Pipì offre prestiti bancari senza interessi a tutti coloro i quali hanno intenzione, diciamo, e abbiano anche l'intenzione di votare per la lista della bandierina tricolore capeggiata da Pippo dispregiativo di faccia, presidente, no, dispregiativo di faccia, traduci, no, dispregiativo di faccia e facciazza. Parola di Tano Seduto, grande capo. Uno, due, tre. Tuffando, tuffando, si campa cent'anni. C'è una partitella di calcetto fra nani. Io non faccio una partitella. Ma nel campo sportivo però i spogliatoi non sono agibili. E allora non si possono spogliare. Allora nani, io non giochiamo. Allora l'allenatore dice, ciò ci penso io. L'allenatore va a parlare a un bar grande che stava incontro al campo, diceva, ci sono 10 nani, devono fare la partita, cazzo, tipo che cambia qui da te, che vabbè, mandi pure qui, non ti preoccupare. Là sti 10 nani entrano dentro al bar e allora qui dice, guarda, andate di là, c'è una stanzetta, fate come a casa vostra. Però nel frattempo al bancone del bar c'era un ubriaco fracico che si era già bevuto una decina di campari corgini, se avete passati 10 nani intorno non si capiva niente, no? Dopo questo da sta stanzetta escono 5 nani con la maglietta rossa, sempre intorno a Timbriaco e seguitava anche capisce niente. Dopo un po' ne escono altri 5 con la maglietta blu. Allora Imbriaco seguitava anche capì, Imbriaco chiama il padrone e fa, oh, corri di là che ti stanno a smontare il biardino! Scotta, dentro di vivo, guarda la giallotta!
Pronto? Oh. Direttore, direttore, buonasera. Qua Immobiliare Cattabuglia. L'abbiamo trovato, l'abbiamo trovato. Aspetta che tua mamma ti sta facendo un pompino, mi fai godere. Ma no, mi lasci parlare, direttore. Ma va, figlio di puttana. Ma mi lasci parlare. La troia, cornuto di merda, che non sei altro. Ma l'abbiamo trovato il monolocale. Drogato. Pure drogato. Drogato di Pronto? Signor Fede? Dica, sono il suo segretario. Sì, senta, sono Pagnozzo, sono uno psicologo di San Lazzaro di Savena. Mi passa per gentilezza, signor Fede? Sì, sei Cagnazzo, baciami sto cazzo, glielo passo subito. Avanti, forza. Direttore, carissimo direttore, mi fa piacere che te trovo in grande forma, finalmente in galera, finalmente in galera, ma guarda che è una bella cosa, poi nessuno ti rompe più i coglioni. Pezzo di merda, aia, porca vacca. E cosa ti sei fatto? Non farmi preoccupare, che te sei fatto? Quella troia di tua madre. Quella bagascia di tua madre, tu devi avere il coraggio di mettere nome e cognome, fidati. Sì. Nome e cognome di chi sei. Ma sì, metti nome e cognome di chi sei. Ma tu prova a pensare quando sarai tranquillo in galera. Nessuno che ti rompe più le scatole, è una cosa meravigliosa. Senti, stronzo di napoletano di merda. Ma non sono napoletano, sono più giù. Tana di tua madre. Sì, sì. Tu devi mettere il tuo nome, sei le palle, ma tu sei depallato, tu sei uno schifoso che ha vissuto la sua vita da impotente, da ladro e drogato. Ladro no, drogato polli. No, per carità. Sì, però di polli, perché i ladri veri hanno le palle, tu sei un cretino. Pure di polli, e quelli spennano le oche, sentite direttore, con la roba grave.